Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare una cosa che non pensavo che avrei mai fatto. Compro una vocale. Oggi ho deciso di fare una cosa che mi spaventa parecchio, da come avete letto dal titolo: laveremo i pennelli in lavatrice. Ebbene sì, non so perché mi sia venuta questa idea. In realtà lo so, non ho voglia di lavare i pennelli. Ho visto un TikTok qualche mese fa che ho salvato per riuscire a ricordare i passaggi da fare e ho voluto registrare la cosa perché sicuramente ci sarà da ridere. O scolerò i pennelli e li dovrò buttare, oppure verrà benissimo il tutto e quindi avrò dei pennelli puliti senza aver fatto niente. Avendone tanti, ho accumulato i pennelli da lavare. Di questa cosa mi vergogno molto, è un momento confessione per me, spero di non essere giudicata per questo. Sicuramente tra le setole ci sarà qualche cosa ancora non scoperta, incubata lì per mesi, e ho paura tra l'altro anche a utilizzarli. Però mi son detta, laviamoli in lavatrice, buttiamo tutto dentro e vediamo se questa cosa funziona. Quindi inizierei a controllare il TikTok con voi per vedere come fare questa cosa. Tra l'altro sta ragazza la seguo, fa un sacco di video. Allora dice, i suoi pennelli sono proprio pochi rispetto ai miei. Ok, lei usa le borsettine, quelle di in mesh, che dovrebbero essere tipo spugna, tessuto spugna, e utilizza anche delle pochettine sempre in cotone. Poi utilizza anche le retine, quelle dove di solito ci inviano a noi i pacchi PR, perché poi utilizza anche delle borse in tessuto. Questa forse potrebbe essere la cosa più pratica e veloce. Lei ficca tutto in lavatrice, così, in modo ok, e mette anche le spugnette, tutto ok, e la mette su delicati, acqua fredda, e penso siano i giri della lavatrice. E io non so quali sia il normal, cioè nel senso, se fa la centrifuga, la mia fa la centrifuga al massimo 1000 giri, e non so se la centrifuga alta potrebbe andare bene, perché la centrifuga, quindi i pennelli vanno in giro, quindi si rovinano, e ho un po' l'ansia di questa cosa. Ma siccome ne ho tanti, voglio tentare la fortuna e provare. Prima di iniziare, ovviamente, se siete nuovi e volete entrare a far parte anche voi della Fair Family, qua sotto potete iscrivervi e attivare la campanella. E niente, dai, andiamo! Qua iniziamo dalla prima cassettina con tutti questi pennelli, che penso già questi siano tantissimi. Guardate quanti sono, cioè, ok, è pieno. Oltre a questo abbiamo anche questo, che come vedete si è accumulato, questo cestinino carino doratino, si è accumulato di un sacco di pennelli, peli, polvere, che schifo. Ma guarda, anche qua ci sono dei pennelli. Questi invece sono semi puliti e semi sporchi. Perché li ho mischiati? Perché non lo so. E sono pieni di polvere. Perché? Perché li ho lasciati fuori. Non tenete i pennelli fuori, perché si riempiono di polvere, poi la polvere finisce sul vostro viso e non fa bene, non va bene. Non è finita qui, amici. Che cosa vi pensavate? La vostra amica Gloria ha altri pennelli e spugnette qua dentro. E qua dentro invece ci sono i pennelli puliti che ancora devo e posso usare. Mi raccomando, i pennelli non fate come la sottoscritta, teneteli in una pochette o comunque al chiuso, non esposti all'aria, così, perché va la polvere, poi un casino, e batteri, e che schifo. Come vedete, questa parte di pennelli sono già dentro una pochette, quindi posso anche lasciarli così. Devo trovare una sistemazione per tutti gli altri. Vado a cercare una borsa in tessuto e infilo, caccio tutto dentro. Ovviamente vi farò delle riprese col telefono, quindi perdonate la qualità. E proviamo questa cosa, dai! Eccomi qua in bagno. Allora, lei è Whirlpool, ve la presento. Io inizierei appunto con le spugnette. Secondo me bisogna fare anche il gesto che fa lei. Ok, senza spaccare magari il cestello. Ok. Ora mettiamo il nostro detersivo. Io ho deciso di utilizzare Deox lavatrice Fresh, perché lui toglie le macchie, super efficace in profondità e igienizza, e spero che in acqua fredda insomma mi faccia tutto. Io lo metterei qua freddo su lana, però, perché è molto più delicato rispetto agli altri e penso vada bene. E avvio. Raga, ho paura. Ci siamo. Sono passati un po' di minuti e la lavatrice fa dei rumori veramente assurdi. Cioè, capite il disagio? Ok, stanno iniziando a uscire dei pennelli perché ovviamente girando si stanno aprendo le pochette e le borse. Probabilmente avrei dovuto stringerle molto meglio. Che ridere. Ok, raga, siamo pronti ad aprire.
Scusatemi il change di abiti. E alla fine ho fatto due lavatrici. Questo perché la prima non è andata a molto buon fine, dato che ho avuto la brillante idea di mettere il detersivo solo nel cestello, e probabilmente per i pennelli forse è meglio metterlo direttamente nel cassettino, perché scende piano piano quando decide la lavatrice. Infatti non aveva lavato molto bene. Poi ho fatto partire il secondo ciclo di lavatrice e ho fatto fare anche 500 giri di centrifuga, perché poi c'è stato anche un problemino: nel primo lavaggio erano usciti tutti i pennelli, anche nel secondo, quindi magari vi consiglio di stringere molto bene le pochette con qualcosa, con un laccio. Siamo prontissimi per vedere il risultato del lavaggio con la lavatrice. Io non ho ancora osservato bene, quindi siamo pronti per osservarli bene insieme. Questo è il contenuto di tutti i pennelli che era nella lavatrice. Oh, beh, questa spugnetta era molto molto piena di fondotinta, è diventata abbastanza pulita. Tutti i prodotti comunque contenenti magari oli, così è difficile da... sono già difficili da struccare di per sé con il sapone. Questi li dovrò rilavare, perché magari quelli da viso non mi fiderei molto a utilizzarli così direttamente. Però profumano tutti tantissimo. Questo qua è venuto molto bene in realtà. Sarà che con questo non ci ho steso il fondotinta, quindi un punto a suo favore. Beh, le spugnette sono venute molto molto bene. Questa era la più conciata. Questo sistema non è per niente male anche per farle asciugare senza che prendano polvere, quindi top. Ok, siamo pronti per aprire la busta. Wow, che pulizia. No vabbè raga, vi voglio far vedere la pulizia. Sono venuti molto puliti in realtà, non pensavo. Ve ne faccio vedere altri. Guardate che belli. Questo ci ho steso il fondotinta, come vedete in questi punti è ancora molto sporco, quindi lo laverò. Però bene o male questi qua grandi, un po' più ampi, dove il detersivo è entrato bene e ha sciacquato e lavato bene. Questo invece con il correttore è rimasto ancora molto sporco. Questo ci ho steso il fondotinta, in realtà si è pulito molto molto bene. Gli unici, ripeto, sono quelli magari dove ho utilizzato proprio più prodotto e si è sedimentato un po' di più. Questi di neve strapuliti, quelli con le setole duo strapuliti. I pennelli occhi, anche i pennelli occhi sono venuti perfetti. Stracontenta di questo, perché i pennelli occhi sono quelli che odio. Proprio lavare i pennelli occhi è una roba che... praticamente tutti quelli da sfumatura che ho sono sempre con queste setole qua, che catturano un botto di colore. Questo si è colorato proprio di rosso. Si è colorato il pelo. Carino. Però devo dire che bene o male mi sono risparmiata un botto di tempo, perché non ho fatto niente, ma ho fatto tutto la lavatrice e sono tutti puliti. Adesso ovviamente separerò minuziosamente quelli sporchi da quelli pulitissimi. Premessa, io sono pigra, ma questo già lo sapete, e generalmente i pennelli li lavo con la mano, il sapone è quello neutro in la saponetta, faccio questo e poi li pulisco. Da un po' di anni sono in possesso di oggetti che non ho mai utilizzato. Questo perché quando avevo lo studio giù mi era impossibile trovarli, perché erano in mezzo a mille cose. Sono sbucati fuori degli oggetti fantastici che Gloria non ricordava più di avere. I prodotti più classici che potete trovare, che sono molto comodi, sono le classiche pattine, diciamo, in silicone con questi dentini che vi facilitano la pulizia del pennello, perché appunto passando in mezzo a tutti questi dentini in silicone il pennello si pulisce molto bene. Infatti poi avevo ricevuto anche da Sigma questo, che va messo direttamente, vedete che c'è le ventose, va messo sul lavandino. L'altra cosa bellissima che non sapevo di avere, penso duri per uno o due lavaggi, praticamente questo accessorio con delle ventosine, anche questo ha la stessa funzione dell'altro, si mette sul lavandino e aprendolo, che è molto difficile farlo, è pieno di sapone. All'interno di questo oggettino fantastico c'è tutto questo strato di sapone che appena già lo tocco mi rimane in mano, quindi spero che non si consumi subito, per questo ho detto che sicuramente mi durerà poco. E sotto troviamo i dentini che saranno simili a questi. Ottimo questo per quando non hai proprio voglia nemmeno di fare la mossa del sapone, cioè tu fai direttamente qua e poi sciacqui. E per quelli che devo adesso selezionare e lavare, sicuramente proverò lui, mi sembra molto molto comodo. Adesso mi aspetta un duro lavoro, dovrò fare la butta fuori dei pennelli. Dai, su, che è sporco, fuori di qua, che è pulito, entra dentro e si balla. Bene ragazzi, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!